Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi torniamo a parlare dell'argomento caldo dell'ultimo periodo, Team Vision e DAZN. Intanto ringrazio tutti per il successo di visualizzazioni e anche di iscrizioni ottenute con l'ultimo video che vi lascio qui nelle schede. Anzi, per chi non l'avesse ancora fatto, visto che quasi il 98% di chi visualizza i video non è iscritto, vi invito a iscrivervi al canale e soprattutto anche a lasciare un like se ritenete che i contenuti sul mio canale siano validi. Detto questo, entriamo nel vivo di discussione perché molti dei vostri commenti, che vi faccio anche vedere qui nel mio canale, che state vedendo accanto al mio faccione, sono proprio relativi all'ultimo video. Quindi con questo video, come avete visto dal titolo, vorrei un po' rispondere a molte delle vostre domande. Una delle principali domande è proprio quella relativa a chi ha già un abbonamento, una registrazione in essere con DAZN. Questa dovrà essere cancellata anche perché in base alla modalità di pagamento sottoscritta in presenza con DAZN, attivandosi anche con l'offerta calcio di Team Vision, si andrebbero ad sostenere due importi del debito, cosa che quantomeno non conveniente fare. Una seconda domanda riguarda invece l'utilizzo dei dispositivi. Allora, l'offerta ovviamente verrà attivata con determinate credenziali, queste potranno essere utilizzate su tutti i dispositivi, quindi non è sicuramente incluso il Team Vision Box, che ricordo essere gratuito, ma non è obbligato ad utilizzarlo. Possiamo utilizzare le credenziali di DAZN anche su un dispositivo smartphone, un tablet, una smart TV, direttamente da web. Questo fino a un massimo di 6 dispositivi, cioè le nostre credenziali di DAZN potranno essere inserite fino a un massimo di 6 dispositivi, ma la visione contemporanea è disponibile fino a un massimo di 2 device per visione contemporanea. Questa è una delle domande che più vengono poste nei commenti. Un'altra domanda riguarda proprio il Team Vision Box. Come sapete, è previsto il lancio del nuovo Team Vision Box nella versione 2021. Molti si stanno lamentando proprio del fatto che stia ancora arrivando il vecchio decoder, però in alcuni commenti ho anche risposto: è un bene che vi stia arrivando il vecchio perché almeno è abbastanza rodato, testato, non ha problemi di bug e altro, mentre molti commenti di chi invece ha già ricevuto il nuovo Team Vision Box stanno cominciando ad avere dei problemi. Anche da fonti certe so che ci sono problemi anche nell'inizializzazione e prima configurazione. Poi molti mi stanno chiedendo come poter accedere ai canali TV. Purtroppo ribadisco, io in questo momento non ho ancora il nuovo decoder Sagicom, quindi non ho modo di testarne il funzionamento. Però da quello che si è capito, il tasto dedicato TV presente in telecomando non è funzionante. Molto probabilmente, spero e mi auguro, verrà rilasciato a breve un aggiornamento di firmware per superare queste problematiche. Altra domanda è quella relativa al fatto che, come sapete, l'offerta Team Vision DAZN è dal 15 luglio sottoscrivibile anche per i non clienti. Fino ad oggi Team Vision si è rivolta solo ai clienti di rete fissa e mobile team. Da oggi la novità assoluta è proprio quella che è possibile attivare anche l'offerta dai clienti non TIM, quindi mantenendo il proprio gestore dati di rete fissa per la DSL o per la fibra in essere. L'unico vincolo sta nel fatto che questa offerta, quindi l'opzione prevista per i clienti non TIM, sarà attivabile solo e esclusivamente presso dealer TIM. Continuo un attimo a proseguire sui commenti, ci sono circa 120 su quest'ultimo video. Mi viene chiesto anche se è possibile acquistare separatamente il Team Vision Box, per esempio per inserirlo su una seconda camera. Assolutamente sì. Come sapete, i dispositivi Team Vision Box sono disponibili anche nello store di Team, quindi sul sito team.it, nella sezione prodotti.
Anche se, come ho risposto a Danilo, attualmente il Team Vision Box disponibile nello store di Team è ancora quello vecchio. Andiamo un po' avanti, vediamo se altre domande possono essere un po' utili per tutti. Viene chiesto, ecco, questo è interessante, una connessione wifi da 20 mega con download di 20 e 2 in upload, assolutamente sì, è sufficiente, almeno da condizioni tecniche dichiarate dal gestore Team, sono necessari per visualizzare i contenuti in HD 7 MB di velocità. Vediamo tra qualche altra domanda. Questa l'ho ricevuta oggi, è interessante perché, come sapete, il Team Vision Box, oltre che tutti i contenuti legati al decoder digitale terrestre, è anche un normalissimo TV Box Android. Mi viene posta la domanda se esiste una funzionalità di scelta rapida che possa facilitare l'utilizzo del decoder agli anziani. Interessante domanda perché oggi anche l'accesso ai contenuti digitali per la fascia degli anziani è interessante. Purtroppo non c'è un accesso facilitato a quelle che sono le esposizioni, quindi non è stato previsto o pensato una fruizione di contenuti da parte di un'utenza diciamo che tra virgolette non ha competenze 2.0, diciamo così. Allora, quest'altra domanda è abbastanza. Allora, si può godere appieno dell'offerta anche senza usare il Team Box Invision? Sì, abbiamo già risposto tramite le app, sia per DAZN che per Infinity, perché vi ricordo nel pacchetto è prevista, oltre che DAZN, quindi con le 10 partite della Serie A, di cui 7 in esclusiva, anche i contenuti della Champions League con Infinity Plus si possono accedere da tutte le applicazioni. Si possono guardare contenuti in contemporanea su altre Smart TV, abbiamo detto massimo 2. Il catalogo Infinity Plus incluso nella promozione è completo della parte relativa al cinema, sì, riguarda ovviamente a tutti i contenuti, sia cinema che serie TV e intrattenimento. L'offerta Team equivarrebbe a fare singoli abbonamenti? Ovviamente no, il costo sarebbe palesemente superiore. Vedete quello che dicevo prima, Marco mi scrive: oggi è arrivato il nuovo Sagecom, ma veramente molto male purtroppo, bug e blocchi continui. Quindi per questo dicevo, chi ha il vecchio decoder per assurdo può ritenersi fortunato. Su quella che era la preoccupazione secondo la quale il vecchio decoder non funzionasse sulla funzionalità di backup sul canale digitale di DAZN, è diciamo infondata, in quanto così come il vecchio e il nuovo decoder è previsto ed è integrato il decoder digitale terrestre. DAZN sta sviluppando anche un canale direttamente sul digitale terrestre, quindi qualora dovesse esserci problematiche sulla connettività dati, quindi la trasmissione dei contenuti tramite banda internet, si passerà automaticamente al canale digitale dedicato di DAZN. Ciao, grazie per il video info molto utile, grazie a te Francesco per il commento. Vorrei chiederti se io dovessi fare recesso per 2 mesi prima. Questa è una domanda che è stata più volte ripetuta. Io diciamo, ho dato una risposta rispetto a quelle che sono di norma le condizioni generiche, anche se poi spulciando bene nelle condizioni generiche di contratto non è specificato, cioè se qualora si dovesse recedere prima dei 12 mesi di norma è previsto l'addebito dei mesi residui, cioè se non si mantiene almeno per 12 mesi intendo il contratto, si pagherebbe i mesi residui. Un'altra domanda che mi ha posto l'utente, anche se il nome è poco chiaro. Io ho fatto ora l'offerta, ho scaricato DAZN, ma non riesco a trovare Mediaset Infinity nella Smart TV. Devo aspettare che mi arrivi il Team Box? Sì, sicuramente sì, se ne vuoi fruire collegandolo al televisore, ma come diciamo puoi utilizzarlo anche in applicazioni. Sulla questione legata al fatto che non trovi l'applicazione, probabilmente infatti io ho chiesto se avesse o meno una Smart TV che monta sistema Android TV, probabilmente non lo trovi su dei televisori
magari Samsung, Tizen, anche se strano perché anche io ho un Samsung e l'applicazione Infinity c'è e la si può scaricare dallo store. Un'altra domanda interessante che potrebbe servire ad altri è, vorrei farti una domanda, per pagare la fattura TIM posso fare anche un bollettino postale? Sì, anche se in molti casi è sicuramente più conveniente abilitare la domiciliazione bancaria dell'addebito. Un'altra domanda che riguarda l'utilizzo del Team Vision Box è il televisore. Ciao, buongiorno, scusami, da Telewheeler. Volevo chiederti, dato che saremmo intenzionati a prendere Team Vision Calcio Sport, abbiamo un televisore Sony acquistato nel 2014, abbiamo fatto il test per vedere se fosse adatto al nuovo decoder, ma non dovrebbe esserlo. Cosa significa questo? Sapete che sulle smart TV o su qualsiasi televisore con DGA terrestre basta andare sul canale 100 per capire se il proprio televisore è abilitato al DVB-T2. Come vi ho detto anche in altri video che vi ho lasciato in prima scheda, il decoder DGA terrestre integrato all'interno del TIM Vision Box è già abilitato al DVB-T2. Qui mi è posta una domanda, volevo chiederti se il decoder in Vision è integrata anche la funzione del nuovo decoder della TV o bisogna cambiare anche il televisore. Assolutamente no, non devi cambiare il televisore, proprio grazie al fatto che collegherai il tuo TIM Vision Box attraverso l'HDMI e collegando ovviamente il cavo televisivo dell'antenna direttamente al TIM Vision Box, potrai utilizzare il decoder già terrestre integrato nel TIM Vision Box e quindi fruire dei contenuti della televisione digitale DVB-T2. Per chiudere, tutti un bellissimo commento: siete malati con questo parolone, avete seri problemi da parte di Marco. Ovviamente la sua domanda era provocatoria. Pensate che io ho risposto: figurati che io non seguo il calcio, perché è la verità, io non seguo assolutamente il calcio. Però è pur vero che ho visto e vi ringrazio che i contenuti del canale e le visualizzazioni del canale in quest'ultimo periodo, grazie a questi contenuti relativi all'offerta, sono assolutamente aumentati. Vi ribadisco, per voi non costa nulla, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche così da restare aggiornati sui nuovi contenuti che proporrò nelle prossime settimane. Detto questo, comunque se ci sono altre domande vi invito a lasciarle qui sotto sui commenti, lasciate un like e ciao a tutti da marcellomotta.tech.